Sapete, leggiamo oggi il canto 31esimo dell'Inferno. Vi ricordate che Dante e Virgilio nel canto scorso avevano finito di visitare l'ottavo cerchio, l'ultima sua bolgia, e che Dante era rimasto ad ascoltare una lite che era accaduta tra due falsatori e che Virgilio l'aveva rimproverato per aver voluto restare appunto a vedere questa cosa del tutto inconducente. Dante, arrossendo, era diventato degno della scusa di Virgilio anche senza esserne consapevole, aveva presentato questo suo stato d'animo appunto con questa similitudine, come colui che sognando vorrebbe star sognando e difatti quello che è e non sa che è, sta essendo in quello stesso momento. Così è successo a me che Virgilio mi disse: disgravati di ogni tristizia perché siamo a posto, insomma. Quindi il canto, come adesso noterete, perciò ve lo ho voluto accennare prima della prima lettura, fa un primissimo riferimento a questo evento del canto 30esimo e poi si va avanti nella transizione tra l'ottavo e il nono cerchio. Leggiamo dunque. Una medesima lingua pria mi morse, sicché mi tinse l'una e l'altra guancia, e poi la medicina mi riporse. Così, o Dio, che solea far la lancia d'Achille del suo padre esser cagione, prima di trista e poi de buona mancia. Noi demmo il dosso al misero vallone, su per la ripa che il cinge d'intorno, attraversando senza alcun sermone. Qui v'era men che notte, men che giorno, sì che il viso m'andava innanzi poco, ma io sentii sonare un alto corno, tanto che avrebbe ogni tuon fatto fioco, che contra sé la sua via seguitando, drizzò gli occhi miei tutti ad un loco. Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perde la santa gesta, non sonò sì terribilmente orlando. Poco portai in la volta la testa, che me parve veder molte alte torri. Ond'io, maestro, di che terra è questa? Ed egli a me, però che tu trascorri per le tenebre troppo dalla lungi, avvien che poi nel immaginare abborri. Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, quanto il senso s'inganna di lontano, però alquanto più te stesso pungi. Poi caramente mi prese per mano e disse: pria che noi siamo più avanti, a ciò che il fatto men ti paia strano, sappi che non son torri, ma giganti, e son nel pozzo intorno dalla ripa, dall'ombelico incluso, tutti quanti. Come quando una nebbia si dissipa, lo sguardo a poco raffigura ciò che cela il vapor che l'aere stipa. Così forando l'aura grossa oscura, più e più appressando per la sponda, fuggiemi errore che sciemi paura. Però che, come sulla cerchia tonda monteregion di torri si corona, così la proda che il pozzo circonda, torreggiavan di mezza la persona gli orribili giganti, cui minaccia Giove del cielo ancora quando tuona. E io scorgeva già d'alcun la faccia, le spalle, il petto e del ventre gran parte, e per le coste giù ambo le braccia. Natura certo, quando lasciò l'arte di si fatti animali, assai fe bene per torre tali esecutori a Marte. E se ella d'elefanti e di balene non si pente, chi guarda sottilmente, più giusta e più discreta la ne tene, che dove l'argomento della mente s'aggiugna al malvolere e alla possa, nessun riparo vi può far la gente. La faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma, e a sua proporzione eran l'altre ossa, sicché la ripa, che era perizoma dal mezzo in giù,
ne mostrava ben tanto di sovra che di giugnere alla chioma tre frison s'averien dato malvanto. Però chi ne vedea 30 gran palmi dal loco in giù dove l'uomo affibbia il manto. Rafael Maia me che sabbial mi cominciò a gridar la fiera bocca, cui non si convenia più dolci salmi. E il duca mio var lui, anima sciocca, tienti col corno e con quel ti disfoga quand'ira o altra passion ti tocca. Cercati al collo e troverai la soga che il tien legato, o anima confusa, e vedi lui che il gran petto ti doga. Poi disse a me, e gli stessi s'accusa, questi è nembrotto per lo cui malcoto pur un linguaggio nel mondo non s'usa. Lascianlo stare, non parliamo a vuoto, che così è a lui ciascun linguaggio, come il suo ad altrui, che a nullo è noto. Facemmo dunque più lungo viaggio, volte a sinistra, e al trar d'un balestro trovammo l'altro, assai più fiero e maggio. A cigner lui, qual che fosse il maestro, non so io dir, ma il tenea soccinto dinanzi l'altro e dietro il braccio destro, d'una catena che il tenea vinto dal collo in giù, sì che in su lo scoperto si ravvolgea infino al giro quinto. Questo superbo volle essere esperto di sua potenza contro il sommo Giove, disse il mio duca, ond'egli ha cotal merto. Fi alte a nome e fece le gran prove quando i giganti fer paura ai dei, le braccia che il menò giammai non muove. E io a lui, se ser puote, io vorrei che dello smisurato briareo esperienza avessero gli occhi miei. Ond'egli rispose, tu vedrai Anteo presso di qui che parla ed è disciolto, che ne porrà nel fondo d'ogni reo. Quel che tu vuol vedere, più là è molto ed è legato e fatto come questo, salvo che più feroce par nel volto. Non fu tremoto già tanto rubesto che scotesse una torre così forte, come fi alte a scuotersi fu presto. Allor temetti io più che mai la morte, e non v'era mestier più che la dotta, s'io non avessi viste le ritorte. Noi procedemmo più avanti alla lotta, e venimmo ad Anteo, che ben 5 alle, senza la testa, uscia fuor della grotta. O tu che nella fortunata valle che fece Scipion di gloria reda, quando Annibal coi suoi diede le spalle, recasti già 1000 leon per preda, e che se fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli, ancor pare che si creda che avrebbero vinto i figli della terra. Mettine giù, e non ten venia schifo, dove cocito la freddura serra. Non ci farei reatizio né a tifo, questi può dar di quel che qui si brama, però ti china e non torcerlo grifo. Ancor ti può nel mondo render fama, che il vive e lunga vita ancora aspetta, se innanzi tempo grazie a sé non chiama. Così disse il maestro, e quelli in fretta le man distese e prese il duca mio, ond'Ercule sentì già grande stretta. Virgilio, quando prendersi sentio, disse a me, fatti qua sicch'io ti prenda. Poi fece sì che un fascio era egli e io. Qual pare a riguardar la carisenda sotto il chinato, quando un nuvol vada sovressa sì che a dell'incontro penda, tal parve Anteo a me che stava a bada di vederlo chinare, e fu talora che avrei voluto ir per altra strada. Ma lievemente al fondo che divora Lucifero con Giuda ci sposò, né se chinato li fece dimora e come albero in nave si levò. Allora, come stiamo facendo ultimamente, a un certo punto vi proporrò di fare una pausa e di esprimere se ne avete le vostre domande e i vostri commenti. Cominciamo quindi a commentare. Come vi dicevo, le prime due terzine fanno riferimento all'appena accaduto tra Dante e Virgilio,
che viene descritto attraverso un'analogia con la lancia di Peleo, che poi è dedito Achille, di cui secondo Ovidio sappiamo che aveva la capacità di guarire dalle piaghe che essa stessa apriva. E quindi Dante, per riferirsi all'effetto che ebbero le parole di Virgilio quando l'hanno rassicurato sul fatto che maggior difetto, minor vergogna lava, e quindi che la vergogna che Dante stava provando era già una richiesta di scusa sufficiente, attraverso queste parole Virgilio aveva fatto chiudere in qualche modo la ferita che le sue parole piene d'ira dell'inizio, quando aveva detto a Dante: "Tu continua pure a guardare, che io mi sto per arrabbiare con te", aveva aperto. E allora inizia il canto, non a caso, con una similitudine che riguarda il discorso di Virgilio, la capacità che hanno le parole di Virgilio, che saranno appunto molto importanti lungo l'intero episodio. Inizia dunque: una medesma lingua pria mi morse, sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, e poi la medicina mi riporse, cioè la stessa lingua, quella di Virgilio, prima mi morse, cioè mi aprì una ferita di vergogna, in modo che mi fece arrossire in entrambe le guance, e poi mi medicò la stessa lingua, quella di Virgilio. E appunto, al verso quarto appare questo paragone con la lancia d'Achille. Così odii io che solea far la lancia d'Achille e del suo padre, cioè Peleo chiaramente, essere cagione, essere causa, prima di triste e poi di buona mancia, cioè prima di ferite e poi invece di guarigione. Quindi attraverso queste due terzine è come se Dante volesse separare ancora di più l'ottavo dal nono cerchio, il passaggio tra i quali, come vedremo, questa volta occupa un intero canto, che è appunto questo. Verso settimo: noi demmo il dosso al misero vallone su per la ripa che il cinge d'intorno, attraversando senza alcun sermone. Cioè noi demmo le nostre spalle a Malebolge, il misero vallone, camminando su per il bordo che lo avvolge tutto attorno, attraversandolo senza fare parola. Verso decimo: quivi era men che notte e men che giorno, sì che il viso m'andava innanzi poco. Allora lì c'era una sorta di luce crepuscolare, meno buia della notte tonda, ma meno anche chiaramente diurna del giorno, in modo che la mia vista, dice Dante, mi andava poco davanti, quindi riuscivo a vederci con difficoltà. Ma io sentii suonare un alto corno, tanto che avrebbe ogni tuon fatto fioco, che contra sé la sua via, seguitando, dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco. Allora Dante sta camminando, diciamo, attraversando il bordo che c'è tra l'ottavo cerchio è il precipizio, diciamo, il burrone, che come vedremo Dante avrà bisogno di aiuto per varcare, che lo porterà al nono cerchio, e quindi sta sforzando la vista attraverso la pochissima luce, quando sente suonare un corno molto forte, tanto forte che avrebbe reso debole un qualsiasi tuono, quindi che di fronte ai tuoni era più forte ancora, e Dante, seguendo diciamo la via contraria a quella che fece il corno tra la fonte e il suo udito, indirizzò la vista verso appunto la fonte, il luogo dal quale proveniva questo suono.
e immediatamente per rendere la potenza di questo corno un paragone con il corno olifante che da quel che si racconta, diciamo, era molto popolare questo episodio della Chanson de Roland, il corno che suonò Orlando quando, dopo, diciamo, la disfatta di Roncisvalle nel 778, quando volle avvisare Carlo Magno, appunto Carlo Magno, che stavano perdendo la battaglia. E la descrizione della Chanson de Roland è molto bella perché, diciamo, Orlando è morente e con le sue ultime forze suona il corno per avvertire Carlo Magno della disfatta, se non che c'è di mezzo, e questa è probabilmente la causa per cui Dante decise di mettere prima di trattare del nono cerchio questo episodio, la disfatta era dovuta al tradimento di Gano, di Gannellone, che verrà nominato nel prossimo canto. Perché questo? Perché, come voi sapete, fin dalla lettura dell'undicesimo canto, il nono cerchio è abitato appunto dai traditori. E quindi è come se Dante, attraverso questo paragone, ci preparasse a cogliere le conseguenze del peggiore dei peccati, quello appunto di frode contro chi si fida, che consiste nel tradimento, come vedremo alla fine di questo canto. Allora, verso 16, dopo la dolorosa rotta, la dolorosa sconfitta, quando Carlo Magno perde la santa gesta nella quale si erano uniti, insomma, i diversi guerrieri contro gli infedeli, non suonò sì terribilmente Orlando, cioè Orlando non suonò il suo corno così terribilmente come questo corno che Dante ha appena sentito, di cui non conosce ancora l'origine. E al verso 19, poco portai in là volta la testa, che mi parve veder molte alte torri, cioè io portai la testa verso l'origine del suono un poco e mi sembrò di vedere molte alte torri. Qua appare per la prima volta questo elemento della torre che apparirà più volte nel canto, magistralmente seminato per preparare la stupenda scena della fine, e che ci dà anche l'idea di come si vedevano le città nel Medioevo, in mezzo alla campagna, le torri che erano attorno alle città. Che in questo caso, come adesso vedremo, non sono torri, quello che Dante sta vedendo, ma, come spiegherà subito Virgilio, giganti. Ma evidentemente Dante, vedendo da lontano con la poca luce che c'è e vedendo queste figure così enormi, le associa con una città che si vede da lontano venendo dalla campagna. E allora, credendo che erano torri, domanda Virgilio al verso 21: Ond'io, maestro, di che terra è questa? Cioè, che città è questa che sto vedendo da lontano? E Virgilio corregge subito al verso 22 ed elli a me: però che tu trascorri per le tenebre troppo dalla lungi, avvien che poi nel immaginare abborri. Cioè, visto che tu stai facendo trascorrere la tua vista attraverso le tenebre troppo da lontano, avviene che poi ti sbagli nell'immaginare, cioè ti sbagli nel cercare di mettere in ordine e di dare un senso alle immagini che la vista ti porge.
È interessante intanto che Dante nello scrivere il libro renda tutti i dettagli del suo viaggio, comprese queste, insomma, apparenti piccolezze che riguardano errori che ha commesso, vero? Ma è molto significativo intanto perché è uno dei tanti insegnamenti, insomma, che evidentemente Dante ci vuole trasmettere, cioè il fatto che vedendo qualcosa che non si è mai vista, quando non si hanno tutte le condizioni della visione chiara, si tende ad associare il nuovo con il noto, con qualcosa che si è visto prima, perché qui la cosa più significativa è che Dante non ha domandato che sono quelle cose così enormi, ma ha subito immaginato che si trattasse di una città, diciamo, con la cinta pulita. E Virgilio, appunto, gli dice: guarda che stai sbagliando. E immediatamente, appunto, spiega a Dante al verso 25 qual è il vero oggetto della sua vista per ora sbagliata. Tu vedrai ben, se tu la ti congiungi, quanto il senso si inganna di lontano, però alquanto più te stesso pungi. Cioè, tu se arrivi insomma, ad essergli più vicino, vedrai quanto i sensi si ingannano da lontano, perciò cammina più velocemente, quindi affretta il passo per vederci da vicino subito. E al verso 28 vedete come il Dante scrittore sta creando un interessante suspense rispetto all'oggetto, no? Vedendo il quale il Dante Pellegrino si è sbagliato. E adesso Virgilio, come ha fatto poche volte durante il viaggio, per rassicurare Dante che non lo sconvolga troppo la visione diretta di questo veramente spaventoso evento, gli dà la mano, come ha fatto altre volte in cui Dante ha avuto paura. Dante finora non ce l'ha, però evidentemente il gesto di Virgilio annuncia che la realtà di quelle torri apparenti è degna di terrore, e gli spiega qual è la verità. Al verso 28, poi caramente mi prese per mano e disse: pria che noi siamo più avanti, a ciò che il fatto men ti paia strano, sappi che non son torri ma giganti, e son dal pozzo intorno dalla ripa, dall'ombelico chiuso, tutti quanti. Allora, chiaramente c'è, cioè, con la solita tenerezza del maestro, Virgilio prende per mano Dante e annuncia: prima che noi avanziamo, andiamo più avanti, affinché il fatto ti sembri meno strano, quindi sta preparando chiaramente tutti noi per qualcosa di più strano ancora di quello che abbiamo visto finora nell'inferno. Sappi che non sono torri, come tu hai capito. Vedete che Dante non aveva nominato le torri, no? Aveva chiesto a Virgilio che città è quella che si avvicina. E Virgilio ha capito che Dante aveva capito che fossero torri. E allora esplicita: non sono torri, ma giganti, e sono nel pozzo intorno dalla ripa. Quindi tutto attorno al nono cerchio, dall'ombelico in giuso tutti quanti. Cioè, la parte che Dante sta vedendo, che gli ha suggerito che fossero torri, è solo, diciamo, la parte superiore dei giganti, perché loro sono conficcati dall'ombelico in giù dentro il bordo del nono cerchio. E quindi cominciamo già ad avere un'idea di quanto siano enormi questi giganti, vero? Perché a Dante erano sembrate torri le parti superiori di loro. E quindi Virgilio ha annunciato in qualche modo una cosa davvero sconvolgente, la presenza dei giganti lì.
ma nello stesso tempo la loro impotenza, il fatto che sono tutti in qualche modo radicati dentro la terra e quindi che chiaramente non possono muoversi troppo. Adesso vedremo la mobilità che ognuno di loro ha. E al verso 34, come quando la nebbia si dissipa, lo sguardo a poco raffigura ciò che c'è, il vapore che l'aria stipa, cioè come quando comincia a diradarsi la nebbia e lo sguardo progressivamente comincia a raffigurare quello che prima il vapore gli aveva, insomma, coperto. Così, forando l'aura grossa oscura, più e più appressando per la sponda, fuggì ogni errore, cresci ogni paura. Cioè, nello stesso modo, attraversando l'aria densa e buia dell'inferno, appressandomi io, no, Dante, più e più verso il bordo, l'errore, lo sbaglio di prima, cioè quello di aver creduto che si trattasse di torri, mi fuggiva e contemporaneamente mi cresceva la paura. Però che verso 40, di nuovo una similitudine, però che come sulla cerchia tonda Monteregion di torri si corona, così la proda che il pozzo circonda torreggiavan di mezza la persona gli orribili giganti. Vabbè, poi andiamo avanti. Allora, perché dice Dante che capiva meglio, cioè gli fuggiva l'errore, ma la paura gli cresceva? Scusate che sto sentendo dei rumori, quindi. Ecco, perché così come la cerchia tonda, cioè la cerchia di Monteriggioni, no? Questa bellissima città della Toscana che ha conservato, no? La cinta muraria completa e quasi tutte le torri. Mi sono persa. Ah, co così come sulla cerchia rotonda di Monteriggioni si corona di torri. Così la proda che il pozzo circonda, cioè il bordo del nono cerchio del pozzo più basso dell'inferno, torreggiavano di mezza la persona gli orribili giganti, cioè facevano da torri, il verbo torreggiare è transitivo, no? Il complemento oggetto è la proda, cioè i giganti orribili torreggiavano con metà del loro corpo la proda che circonda tutto il pozzo del nono cerchio, gli orribili giganti cui minaccia Giove del cielo ancora quando tuona. Cioè i giganti che ogni volta che sentiamo un tuono sono minacciati dal fulmine di Giove. Questo è il primo dei diversi ricordi che ci saranno durante il canto della gigantomachia, no? Di questo fatto mitologico nel quale, insomma, i giganti avevano cercato di scalare l'Olimpo e quindi vennero fulminati da Giove. Un fatto interessante, diciamo, è che Dante qua, come ora vedremo, qui ci annuncia che vide i giganti pagani, no? Quelli che i tuoni di Giove continuano a minacciare, ricordando la loro sconfitta nella battaglia di Flegra, che è stata appunto l'ultima della gigantomachia. Ma in mezzo a questi giganti ci sarà anche Nembrotto, cioè il gigante biblico che costruì la Torre di Babele. E questa contiguità, diciamo, sia nella narrazione sia nella realtà dell'inferno, perché sono tutti giganti che sono tutti attorno al nono cerchio, ci permette di capire, come al solito, che attraverso la visione cristiana di Dante,
anche la gigantomachia viene in qualche modo legata alla superbia della Torre di Babele, cioè il fatto di voler costruire una torre che raggiunge il cielo, sia esso giudeo-cristiano, sia l'Olimpo pagano, è sempre il peccato di superbia che consiste nel voler azzerare la distanza tra la creatura e il creatore. E quindi torneremo su questo argomento un po' più in là perché implica un problema critico irrisolto che riguarda appunto questo canto, il rapporto che ha con il resto dell'inferno. Allora, al verso 45, Dante ha capito, avvicinandosi, che come gli ha annunciato Virgilio, non erano torri, ma giganti, quelli che fuoriuscivano dall'ombelico in su, tutto attorno, insomma, al loro cerchio. E al verso 46, e io scorgeva già da alcun la faccia, le spalle, il petto e del ventre gran parte, e per le coste giù ambo le braccia. E qui, in un modo veramente molto efficace, Dante descrive a parti, no? In parti i giganti, qualcuno di loro che Dante vede, come se fossero così enormi che Dante non li può vedere tutti con uno sguardo. Quindi prima scorge la faccia di qualcuno, le spalle, il petto, gran parte della pancia, quindi Dante va scendendo con lo sguardo. E le braccia che sono insomma penzolo accanto alle coste. Vedendo queste creature così enormi, Dante riflette quasi sollevato del fatto che la natura non li faccia più questi esseri. E quindi al verso 49 interrompe la descrizione dei giganti con questa riflessione. Natura, certo, quando lasciò l'arte di siffatti animali, assai fe bene per torre tali esecutori a Marte. Cioè la natura, quando smise di generare animali così fatti, si comportò molto bene. Perché in questo modo ha tolto, cioè ha levato a Marte, al dio della guerra, questi esecutori, cioè creature, come ora vedremo, troppo forti e nel contempo pensanti. Perché subito aggiunge Dante al verso 52, e sella d'elefanti e di balene non si pente. Chi guarda sottilmente, più giusta e più discreta la Netene, che dove l'argomento della mente si aggiugne al malvolere e alla possa, nessun riparo vi può far la gente. Allora, ella è sempre la natura, no? Al verso 52, e se la natura diciamo, continuato a fare elefanti e balene, cioè animali anche questi molto grandi, chi guarda sottilmente, cioè chi ci pensa, insomma, con intelligenza, la ritiene più giusta e più discreta, già che laddove la ragione, cioè l'argomento della mente, si aggiunge alla mala volontà e alla potenza, alla possa, il genere umano non si può riparare. E quindi vedete che è sottinteso in tutto questo ragionamento che sta facendo Dante, che nella natura c'è la finalità che il genere umano possa prevalere sugli altri animali. E che quindi se ci sono animali più grandi dell'uomo non sono dotati invece di ragione, ma che i giganti, dove coincidevano ragione, forza e malvolere, mettevano a rischio veramente l'umanità. E adesso al verso 58, il Dante poeta comincia a dirci la misura dei giganti e lo fa con i soliti paragoni, con le cose grandi che gli vengono in mente di quello che i lettori potevano vedere nel mondo.
verso 58. La faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma, e a sua proporzione erano l'altre ossa. Cioè, la faccia era lunga e grossa come la pina di San Pietro, che ora si può vedere appunto nel Nicchione del Bramante, no? Nel cortile che si chiama appunto della Pina, ma che all'epoca di Dante invece era sulla fonte dell'Atrio a San Pietro su una piattaforma che la rendeva ancora più grande. E quindi la faccia era come questa pina che misura più o meno più di 4 metri, eh? Così cominciamo a farci un'idea della misura smisurata, se mi permettete la figura etimologica. Hanno questi giganti, il che è molto importante perché riusciamo a immaginare la proporzione che c'è tra i giganti e Dante e Virgilio. E se non lo immaginiamo, alla fine del canto non riusciamo a cogliere la bellezza dell'ultima scena. Allora, e a sua proporzione c'è, proporzionati diciamo, a questa faccia di più di 4 metri, erano le altre ossa, quindi il resto delle ossa della parte che Dante vedeva chiaramente. Sicché, verso 61, sicché la ripa, che era perizoma dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto di sovra. Cioè, così che la ripa, cioè il bordo, vi ricordate che Virgilio aveva già spiegato che la parte inferiore dall'ombelico in giù era coperta dal pozzo, che era perizoma, cioè che perizoma è diciamo, questo insieme di foglie che copre le pudenda di Eva e Adamo, quindi che copriva la parte inferiore, la ripa, dalla metà del corpo dei giganti in giù, ci mostrava ben tanto di sopra, cioè ci permetteva di vedere la parte scoperta di sopra, che di giungere alla chioma tre frisons averien dato malvanto. Cioè ci mostrava era così alto questo gigante, che la parte che ci permetteva di vedere la ripa era talmente grande che tre frisoni, che erano considerati insomma gli uomini più alti del mondo, uno messo dopo l'altro, si sarebbero vantati invano di raggiungerlo. Quindi la parte che vede Dante è più alto di tre uomini molto alti messi uno sopra l'altro, e quindi al verso 65, però chi ne vedea 30 gran palmi dal loco in giù dove l'uomo affibbia il manto, perciò che io di loro vedevo 30 grandi palmi dalla clavicola, cioè dal luogo in cui si affibbia, si mette il manto fino all'ombelico, che è la parte che comincia invece a coprire la ripa. Quindi Dante vede più o meno 7,5 metri, tra la clavicola e l'ombelico. E al verso 67 Dante sente che questo gigante che ci sta descrivendo qua pronuncia delle parole incomprensibili. Rafel maia me che già vi almi, cominciò a gridare la fiera bocca, cui non si convenia più dolci salmi. Su queste parole ci sono tantissime ipotesi, io le ritengo vane. Proprio perché tra qualche verso adesso leggeremo lo stesso Virgilio, che di solito capisce tutto. Infatti, vi ricordate che all'inizio del settimo canto aveva sentito papessa tam, papessa tana leppe, e Dante aveva detto che il suo dottore aveva capito tutto. Invece, in questo caso, Virgilio stesso dirà che le parole di questo gigante sono incomprensibili a tutti.
lui, già Dante al verso 69, quando riferisce queste parole, dice che la bocca feroce che le pronuncia era in qualche modo congrua con queste parole brutte, incomprensibili. Perciò dice, non si convenia quella fiera bocca più dolci salmi. Quindi sarebbe stato assurdo che una bocca così orribile pronunciasse parole di maggior bellezza. Questo è importante perché, come vi dicevo, il canto si era aperto con una osservazione sul potere della parola di Virgilio, che chiaramente, come abbiamo detto tante volte, non solo sono le parole di un grande poeta, il maggior poeta latino, nella visione di Dante, la cui parola ornata era stata portata in causa dalla stessa Beatrice quando l'aveva inviato a salvare Dante nella selva, ma è anche il simbolo della ragione. E quindi il fatto che la parola pronunciata da Virgilio avesse il potere sia da far vergognare Dante, sia da calmarlo da questa vergogna, era in qualche modo un'attribuzione alla parola umana, dono divino di cui solo gli uomini sono stati oggetti, solo il genere umano è stato oggetto, tutte le prerogative che implica legata alla ragione questa parola, mentre invece questo essere orrendo pronuncia parole incomprensibili, come ora vedremo. E allora Virgilio, al verso 70, si rivolge appunto a lui come ci si rivolge a un vero imbecille, come vedremo. E il duca mio ver lui, cioè il mio guida, è verso di lui. Anima sciocca, scemo, gli dice Virgilio, tienti col corno e con quel ti disfoga quando o ira o altra passion ti tocca. Allora, Virgilio, sentendo queste parole incomprensibili, dice al gigante: accontentati di suonare il corno. Evidentemente qui capiamo che proveniva da questo gigante il corno. E disfogati, cioè sfogati con il corno, quando l'ira o un'altra passione ti tocca. Quindi evidentemente questo gigante, la cui parola è incomprensibile, è solo passione e tra le passioni, come ha indicato Virgilio, prevale l'ira. E siccome questo appunto è completamente scemo, Virgilio gli indica dov'è il corno al verso 73. Cercati al collo e troverai la soga che il tien legato, cioè cerca. Evidentemente, insomma, Virgilio e Dante stanno vedendo che il gigante ha una bandoliera, legata alla quale c'è il corno. Cercati al collo e troverai la soga che il tien legato, o anima confusa, e vedi lui che il gran petto ti doga, e vedi lui, cioè il corno, che ti pavesa il grande petto. E dopo aver parlato così con il gigante, Virgilio si rivolge a Dante. Poi disse a me: egli stessi s'accusa, questi è nembrotto, per lo cui malcoto pur un linguaggio nel mondo non s'usa. Cioè, Virgilio, dopo aver provato a calmare, insomma, in un modo non molto cortese, il gigante, si rivolge a Dante e gli dice: lui stesso si accusa, cioè che sta dicendo? Dal fatto che abbia il contrappasso di dire parole incomprensibili, possiamo capire chi è Enembrotto, per il cui malpensiero non si usa più un solo linguaggio nel mondo. Chiaramente sta facendo riferimento, come accennavamo prima, a questo episodio della Genesi, in cui questo re biblico della Babilonia, in un atto chiaramente legato alla superbia,
costruì la torre di Babele, in realtà nella Bibbia appare come una decisione anonima, ma è Sant'Agostino, no? Quello che attribuisce proprio a Nembrotto, questo cacciatore gigante, secondo appunto Agostino, che, la cui idea fu quella appunto di costruire la torre di Babele, in conseguenza della quale si attribuisce tradizionalmente, si afferma con continuità appunto a questa costruzione come punizione divina la confusione delle lingue. Dante accenna a questo episodio con la stessa visione che qui Virgilio esprime, cioè la divisione delle lingue. Sia da un punto di vista sincronico che diacronico, cioè il fatto che le lingue cominciano anche ad invecchiare dopo la Torre di Babele, per cui non c'è identità nemmeno tra la lingua che si parla in un posto oggi e quella che si è parlata molto prima e che si parlerà molto dopo, sia geograficamente, vero, nel mondo, il che è visto sia nel De Vulgari Eloquentia che qui nel discorso di Virgilio come un male, una punizione della superbia degli umani che evidentemente, secondo la giustizia divina, tutti uniti attraverso un solo linguaggio potevano osare di sfidare la divinità, mentre invece la divisione delle lingue impedisce un'unione virtuosa anche, diciamo virtuosa nel senso che l'unità, come abbiamo avuto modo di commentare a proposito della presenza di Maometto tra i seminatori di scisma, l'unità è ritenuta un riflesso dell'unità divina e quindi l'unità delle lingue era un bene, insomma, a cui l'umanità sarebbe stata destinata, secondo questa visione, fino appunto a questo gesto di superbia di Nembrotto, insomma, dei babilonesi. Poi, tra 2 anni, quando leggeremo l'incontro tra Dante e Adamo, vedremo che Adamo correggerà quest'idea che Dante esprime nel De Vulgari Eloquentia e che Virgilio esprime qua. E quindi lì ci sarà una visione nuova della divisione e l'evoluzione delle lingue, ma dobbiamo aspettare ad arrivare in paradiso per sapere la verità di questa storia. E Virgilio, dunque, dopo aver detto a Dante chi era, che era Nembrotto, a causa della cui temerità non si parla più una sola lingua nel mondo, al verso 79 dice a Dante: "Lascianlo stare, non parliamo a vuoto, che così è a lui ciascun linguaggio come il suo ad altrui, che a nullo è noto." Cioè, lasciamolo stare, non parliamo a vuoto, inutilmente, già che ogni linguaggio è a lui come il suo e agli altri, che non è noto a nessuno, cioè non è conosciuto da nessuno. Quindi, qui interessante perché intanto Virgilio completa il panorama del contrappasso di Nembrotto, cioè è destinato eternamente all'incomunicazione totale, non solo perché parla una lingua che nessuno capisce, ecco perché vi dicevo che mi sembrano un po' vane le ipotesi sul significato che possano avere queste parole che Nembrotto pronuncia quando vede arrivare Dante Virgilio, ma anche lui non capisce nessuna lingua, quindi è ridotto veramente un'imbecillità totale. Ma l'altra cosa interessante che a mio avviso deriva da questa osservazione è che le parole che Virgilio aveva pronunciato tra il verso 70 e il verso 75, quando aveva detto anima scema, diciamo, accontentati del corno, cercatelo che ce l'hai sul petto, sono parole che Virgilio sa che non sono capite dal gigante.
E quindi evidentemente sono destinati a Dante e attraverso Dante a noi. Il gigante non le sta capendo, ma evidentemente è importante che Dante capisca che questo gigante, nonostante la sua forza fisica e nonostante parli e quindi dia in qualche modo una manifestazione di ragione, è uno scemo. In qualche modo viene a tranquillizzare Dante questo discorso sul fatto che, come lui stesso, insomma, aveva detto come scrittore versi prima, che meno male che la natura non produce più questi animali, perché lì si univano la ragione e il malvolere al potere, nella punizione divina, nel castigo in cui si trovano i giganti, non solo Nembrotto almeno, che è quello che conosciamo finora, non solo non ha più potere, in qualche modo è insomma fissato al suolo, ma non ha nemmeno la ragione, non ha nemmeno la capacità di comunicare con gli altri. Allora, visto che siamo arrivati alla metà, sia dell'orario sia del numero dei versi, vi propongo di fare questa pausa che facciamo di solito e vi prego di dirmi a voce le domande che avete. Grazie. Ciao, io volevo sapere cosa è la pinna. Ah, la pina è la pigna. Se Ah, grazie, grazie. mettete su Google Immagini pina di San Pietro, la potrete vedere, questa pina di bronzo che oggi si trova nei Musei Vaticani. Molte grazie, Claudia. Prego. Altre domande? Sì, Claudia, ciao Claudia. È stato Salve, molto Berta. difficile. È stato molto difficile poter entrare, non, la password non funzionava, quindi sono entrata tardi. Comunque, leggendo questo canto, mi è venuto, due parole mi sono richiamato l'attenzione, mi hanno richiamato l'attenzione. Perisoma e mancia. Ecco. Non perché non siano conosciute, se non che mi sembra, scritta da Dante, mi sembra specialmente la parola mancia, perché il Sapegno la definisce come si definisce oggi la parola mancia. Ecco, Certo. nel verso non la capisco, capito? Allora, torniamo al verso così la chiariamo. Il verso in Sei, sesto, eh? Prima di sei, sei. triste e poi di buona mancia, eh? Cioè, è una metafora chiaramente, no? La mancia, come Sì. oggi appunto, è qualcosa che si dà agli Ecco. altri. Una trista mancia è metafora di una ferita, di qualcosa di negativo che si dà agli altri. In questo caso si sta riferendo Dante alla lancia di Peleo, e una buona mancia invece è la mancia per antonomasia di cui parliamo oggi, no? Quando diamo la mancia al cameriere, che è una buona mancia, cioè qualcosa di positivo che metaforicamente qui sta a indicare la guarigione della ferita. Quindi mancia sta a indicare qualcosa che si dà agli altri. Sì, così lo definisce Sapegno, però a me richiama un po' l'attenzione l'uso di questa parola nel 300. E questo è Ah, quello, è questo va che mi bene, intrigo. questo è cioè l'uso di questa parola nel 300 è delle solite cose di cui dobbiamo solo prenderne atto. Insomma, no? Spesse volte capita che crediamo che una cosa sia moderna e appare invece Sì, perché a me sembrava una parola assolutamente moderna, mancia, e dico, ma la vengo a trovare qua? E Sì. poi, anche perisoma, anche se perisoma è un'origine greca, quindi è una parola già conosciuta, però anche è una parola che si usa molto oggigiorno, perisoma, Il come perizoma c'è nella Bibbia.
Quindi non attira l'attenzione dal punto di vista storico perché è una citazione biblica. Francia invece, approfitto di questo stupore, no, per l'antichità della parola, io adesso non mi ricordo l'etimologia, ma potete cercarla, e comunque diciamo quando lo strumento principe per sapere qual è la storia di una parola è il dizionario storico, quello che in spagnolo chiamiamo dizionario de autoridades, no? Che è una meraviglia, leggendo la quale si può stare, insomma, delle ore, degli anni, perché dà appunto secolo per secolo, cioè intanto dice la prima attestazione della parola e poi va rintracciandola lungo i secoli e vedendo quando è cambiata, cioè quando la parola ha cambiato il significato nei diversi contesti. E quindi bisognerebbe cercare appunto come si usava nel 300 con una, insomma, con un significato, come notano appunto i commentatori, analogo a quello con cui si usa oggi. Grazie. Prego. Qualche altra domanda o osservazione? Ti volevo domandare se il contrappasso, come hai detto prima, era destinato all'incomunicazione totale. Questo è il contrappasso di questo canto? Allora, intanto una cosa. Questo è un canto di transizione, cioè un canto dove Dante non vede dannati di un nuovo cerchio, vede solo giganti che fanno in qualche modo da cerchio, insomma, del nono cerchio. E quindi sono una sorta di paradossale protezione, nel senso che le torri di solito sono fuori, no, dalla città. In questo caso, insomma, sono nel bordo proprio di Cocito, come si dirà subito dopo, cioè di questo lago ghiacciato in cui consiste l'ultimo cerchio dell'inferno. Ma come prima abbiamo visto i centauri, come abbiamo visto il minotauro, come abbiamo visto il cancerbero, insomma, tutti questi personaggi, finora abbiamo visto un personaggio biblico che è Nembrotto, ma come Dante ha già anticipato, tutti gli altri fanno parte della mitologia pagana, sono personaggi che sono nel contempo uniti e anche svolgono una funzione per la giustizia divina, di protezione, nel caso dei diavoli per esempio, insomma, di guardiani di un cerchio, va bene? E quindi in questo caso i giganti, come vedremo quando finiremo di leggere il canto, i giganti sono tutti puniti dalla superbia che hanno in comune Nembrotto e quelli pagani della gigantomachia, con l'impotenza totale, perché sono in qualche modo strumenti della giustizia divina e nel contempo del tutto impotenti. Nel caso di Nembrotto in particolare, che diciamo Dante, seguendo una tradizione, lega alla costruzione della Torre di Babele, in conseguenza della quale si perse l'unità linguistica, Nembrotto in particolare ha questo contrappasso individuale di essere incompreso e non comprendere nessuno. Va bene? Prego. Qualche altra domanda? Io non sto leggendo la chat a richiesta di qualcuno di voi da alcune settimane, per cui se qualcuno ha scritto una domanda sulla chat, per favore la dica a voce.
Non avete più domande? Bene, allora continuiamo, se siete d'accordo. Riprendiamo dal verso 82, è finita la prima scena, diciamo, dell'episodio, che è quella che riguarda Nembrotto. Andiamo avanti. Facemmo dunque più lungo viaggio, volti a sinistra, e al trar d'un balestro trovammo l'altro, assai più fero e maggio. Allora, Dante e Virgilio fanno un viaggio più lungo per evitare la vicinanza con i giganti, sempre a sinistra come fanno di solito nell'inferno, e nella distanza del tiro di un balestro vedono un altro gigante molto più grande e più feroce, più brutto di Nembrotto. E però, fortunatamente, come ora ci dirà Dante, questo è legato con una catena enorme. Verso 85, a cigner lui, qual che fosse il maestro, non so io dir, ma el tenea soccinto dinanzi l'altro e dietro il braccio destro d'una catena che il tenea vinto dal collo in giù. Allora, Dante dice, non so chi sia stato il maestro, cioè l'artigiano, che l'ha legato, no? Perché Dante non può immaginare qualcuno che abbia più forze del gigante, ma chiaramente è la giustizia divina quella che fa questo. Ma lui, cioè questo nuovo gigante, teneva il braccio sinistro davanti e il destro dietro, legati con una catena che gli scendeva dal collo in giù, sinché sullo scoperto si ravvolge fino al quinto giro, in modo tale che faceva cinque giri nella parte scoperta del gigante, cioè dal collo fino all'ombelico. E quindi Virgilio, come al solito, con parole rassicuranti, spiega a Dante chi è questo nuovo gigante. Verso 91. Questo superbo volle essere esperto di sua potenza contro il sommo Giove, disse il mio duca, ond'egli ha cotal merto, fialte a nome, e fece le gran prove quando i giganti fer paura ai dei, le braccia che il menò giammai non muove. Allora, questo Virgilio dice a Dante, questo superbo, vedete che qui è esplicito il peccato di superbia, volle essere esperto di sua potenza contro il sommo Giove. Ecco, questa espressione di voler essere esperto, che certamente ci ricorda Ulisse, no? Che voleva diventare del mondo esperto, anche lì, mentre leggevamo il canto 26esimo dell'Inferno, commentavamo che dal discorso che Ulisse fa sul suo ultimo viaggio emerge la superbia intellettuale come vizio che convive in un modo ancora controversiale con il peccato di frode che si punisce nella sua bolgia. È appunto interessante questo dell'esperienza in mezzo a una situazione di superbia, perché poi qualche verso dopo lo stesso Dante vorrà fare esperienza di qualcosa e verrà subito corretto dalla solita parola di Virgilio. Allora, Virgilio sta dicendo, questo superbo ha voluto mettere in prova la propria potenza contro il sommo Giove, vedete, contro il più alto degli dei pagani, per cui ha ricevuto, ironicamente dice Virgilio, questo merito, cioè il fatto di essere tutto legato ed essere infatti impotente a muoversi. Fialte a nome, e fece le gran prove, cioè provò a scalare l'Olimpo, proprio nella gigantomachia a cui ci riferivamo prima, che fecero paura agli dei. E al verso 96, molto chiaro il contrappasso puntuale di lui, le braccia che ha mosso
per scalare l'Olimpo, mettendo insieme altri monti, le braccia che mosse non muove più. Vedete che in questo caso, a differenza di Nembrotto, che è punito precisamente nella parola, nel caso di Fialte è punito nel movimento delle braccia, perché evidentemente la sua sfida è stata fisica più che razionale nei confronti della potenza divina. Fialte, come gli altri giganti che verranno nominati più giù, sono figli di Gea, la terra, e nella gigantomachia agirono quasi tutti, tranne che, come ora dirà Virgilio, Anteo, che è nato troppo tardi per parteciparvi. Quindi tra i diversi giganti che Dante trova qua ce n'è uno di cui non a caso si serviranno Dante e Virgilio per scendere nel nono cerchio, che non è legato perché non ha partecipato alla gigantomachia e che capisce la lingua umana, perché ovviamente non c'entra niente con la costruzione della Torre di Babele. Ma finora abbiamo visto due giganti puniti diversamente. E al verso 97 Dante, vedendo un gigante della tradizione classica, con la sua solita curiosità, vuole vedere Briareo, che è un gigante di cui nella Tebaide Stazio aveva detto che era immensus e al quale anche Virgilio nell'Eneide aveva attribuito moltissime braccia, una forma davvero non umana. E quindi vedete che anche qua Dante, per riferirsi alla sua propria voglia di sapere, si riferisce con la parola esperienza. Verso 97: e io a lui, se serpuote, io vorrei che dello smisurato Briareo esperienza avessero gli occhi miei. Cioè, subito dopo aver visto Fialte, Dante dice: se è possibile, io vorrei vedere, ma lo dice appunto attraverso questa formulazione che ricorda un po' Ulisse, e che è stata appena usata per riferirsi alla superbia: vorrei che i miei occhi avessero esperienza dello smisurato Briareo. Allora, smisurato è appunto qualcuno che non ha misura, no? Qualcuno che non si può misurare, o qualcosa che è fuori dalla misura, come appunto immensus, no? Immenso, no? Mensurare, appunto, misurare, quindi è la stessa parola latina, come anche quando diciamo enorme, fuori dalla norma. Ed è interessante perché il Dante scrittore, che chiaramente ha già vissuto tutto questo ed è già tornato al mondo dopo aver visto Dio, prima si è sforzato di dirci la misura dei giganti, no? Ci aveva detto in collegamento, appunto, paragonando con la pina di San Pietro, eccetera, con anche, diciamo, unità di misura convenzionali, aveva dato l'idea di quanto misurano i giganti. E quindi vedete che Dante, volendo conoscere lo smisurato Briareo, in qualche modo sta leggermente volendo fare esperienza di qualcosa che va al di là della conoscenza umana, di ciò che non si può misurare. E allora Virgilio, al verso 100, in qualche modo corregge non solo quello che Dante vorrebbe sapere, ma corregge, come a volte capita nella commedia, una notizia che lui stesso aveva dato nell'Eneide, perché nell'Eneide Virgilio aveva detto che Briareo aveva 100 braccia, e invece adesso risponde così al verso 100. Onde rispose: tu vedrai Anteo presso di qui che parla ed è disciolto, che ne porrà nel fondo d'ogni reo.
Cioè, sta dicendo, tu quello che vedrai non è Briareo, è Anteo, che è qua vicino. Evidentemente per vedere Briareo bisognerebbe camminare molto di più, come si dice subito dopo, che è vicino e che parla, a differenza di Lembrotto, ed è disciolto, cioè non è legato, come invece Fialte, che porrà noi nel fondo di ogni crimine, cioè nel nono cerchio di ogni reato, e quindi che ci metterà tra i traditori, tra i peccatori più gravi. Quindi Dante ha appena saputo che, così come era capitato tra il settimo e l'ottavo cerchio, che non erano state sufficienti le forze umane per scendere, e avevano avuto bisogno lui e Virgilio di salire sulla groppa di Gerione, di fare questo volo che aveva spaventato così tanto Dante, vi ricordate? Su questo mostro. Anche in questo caso, per scendere bisogna usare, come aveva annunciato Virgilio allora, cotali scale. Cioè, quando Virgilio aveva detto da ora in poi dovremo usare scale, insomma, straordinarie, non ci basteranno più le nostre gambe come abbiamo usato finora, evidentemente questo annuncio di Virgilio non si riferiva solo a Gerione, ma anche al passaggio tra l'ottavo e il nono cerchio, che è quello che appunto faranno ora. Quindi ha appena detto, prima di rispondere su Briareo, Virgilio ha detto, tu quello che vedrai è Anteo, che è vicino, che parla e che è sciolto, per cui insomma ci varremo di lui per scendere al nono cerchio. E al verso 103 aggiunge, quel che tu vuoi vedere più là è molto ed è legato e fatto come questo, salvo che più feroce par nel volto. Cioè quello che tu vuoi vedere, Briareo, è molto più in là ed è legato, cioè è uguale a Fialte, è fatto come questo, cioè è un uomo, non è un mostro smisurato di 100 braccia come avevo scritto nell'Eneide, dice Virgilio, con la differenza che il suo volto è più feroce. Questo è importante perché in qualche modo è come se, correggendo se stesso, il se stesso dell'Eneide, Virgilio qua togliesse ai giganti la caratteristica mostruosa, un po' sovrannaturale, che gli aveva assegnato nell'Eneide. Perché dico che è importante? Perché quello che viene in qualche modo confermato qua è che i giganti sono uomini. Cioè sono uomini che avevano ragione, solo che erano particolarmente enormi, ma uomini. E questo è importante proprio perché Virgilio ha appena associato esplicitamente ai giganti la superbia. E la superbia, come vedremo durante la lettura del Purgatorio, è il peccato tipico degli uomini. È quello che caratterizza gli uomini, il vizio che è origine di tutti gli altri vizi. Infatti vedremo nel Purgatorio che c'è un gioco verbale e grafico che Dante farà appunto per descrivere la prima cornice attraverso il quale si va formando la parola uom, con tutti gli esempi di superbia punita. Negli esempi di superbia punita, che come vedremo decorano, ma in un modo chiaramente edificante, il Purgatorio, vedremo di nuovo i giganti. Li vedremo in, diciamo, ritratti sul pavimento, come ricordo appunto un esempio antico del più importante dei vizi capitali. E quindi i giganti fecero la gigantomachia, ma non erano mostri strani,
erano uomini. E questo è importante, evidentemente, che Virgilio lo ricordi a Dante quando lui vuole vedere qualcosa di mostruoso. E quando Virgilio pronuncia queste parole, evidentemente Fialte, che è tutto legato con un catenone, si scuote in un modo tale che provoca un terremoto. Verso 106, non fu tremuto già tanto rubesto che scuotesse una torre così forte come Fialte a scuotersi fu presto. Cioè non ci fu mai un terremoto così forte che scuotesse, cioè così potente, che scuotesse così fortemente una torre come Fialte si scosse immediatamente quando sentì le parole di Virgilio. Di nuovo appare quest'idea della torre per la terza volta, perché Dante, vi ricordate, inizialmente ha pensato che i giganti fossero torri, poi nella descrizione della posizione dei giganti il Dante scrittore si è servito del verbo torreggiare, adesso si ricorda come una torre si scuote davanti, insomma, a causa di un terremoto, e quindi l'idea della torre è sempre presente nella memoria dei lettori, preparando, come vi dicevo, l'ultima immagine stupenda con cui si chiude il canto. Allora il povero Dante, vedendo che come si scuote Fialte, ha una paura tremenda. Verso 109, allor temetti io più che mai la morte e non avea mestier più che la dotta se io non avessi viste le ritorte. Cioè allora io temetti la morte più che mai, quindi più ancora di quando era nella groppa di Gerione, e non ci sarebbe stato bisogno di niente di più che la paura, la dotta, se io non avessi visto le catene. Cioè se Dante dice sarei morto, insomma, solo della paura se non avessi visto che Fialte era legato. Va bene? Vedete che in Dante ora, grazie all'intervento precedente di Virgilio, intervengono sia l'istinto che lo fa, insomma, avere una paura addirittura fisica che l'avrebbe ucciso, ma anche la consapevolezza razionale del fatto che essendo legato Fialte non poteva ferirlo. E al verso 112 cominciano ad avvicinarsi ad Anteo, quest'altro figlio della terra, quest'altro gigante che, come vi dicevo, non aveva partecipato alla gigantomachia e che prendeva, da quello che raccontano gli antichi, prendeva forza dal contatto con la terra, perciò Ercole, che fu quello che lo uccise, l'aveva tenuto in alto per impedire che con i piedi toccasse la madre terra che lo riforniva di energia. Vi anticipo questo affinché si capisca quello che viene dopo. Verso 112. Noi procedemmo più avanti a lotta e venimmo ad Anteo che ben cinque alle senza la testa uscì a fuor della grotta. Allora noi andammo ancora più avanti, arrivammo ad Anteo che misurava senza la testa fuori dalla grotta cinque alle, cioè una misura, insomma un'unità di misura che corrisponde alla canna e che equivale a due braccia e mezzo, quindi senza la testa usciva dalla grotta 7 metri. E al verso 115 Virgilio comincia di nuovo dimostrando l'importanza della parola umana e il suo potere, un lungo periodo di captatio benevolentiae per convincere Anteo di mettere Dante e Virgilio nel nono cerchio.
e vediamo come ci parla, il verso 115. O tu che nella fortunata valle che fece Scipion di gloria reda, quando Annibale con i suoi diede le spalle, recasti già 1000 leon per preda, e che se fossi stato all'alta guerra di tuoi fratelli, ancor par che si creda che avrebbero vinto i figli della terra, mettine giù e non ten vegna schifo dove cocito la freddura serra. Allora, come in ogni captatio benevolente, c'è un lungo vocativo, no? O tu che nella fortunata valle, qui si sta parlando della valle di Belgrada, cioè la zona di Zama, che viene nominata attraverso una perifrasi, che fece Scipione l'Africano, no? Qui si sta riferendo alla seconda guerra punica, nella quale Annibale fuggì sconfitto da Scipione l'Africano, questa cosa verrà ricordata nel Paradiso, e quindi nella valle fortunata dove Scipione ereditò gloria, quando Annibale con i suoi cartaginesi diedero le spalle, fuggirono, cioè nella fortunata valle di Zama, catturasti 1000 leoni per nutrirti, quindi è, diciamo, una perifrasi che serve a, in qualche modo, ingrandire l'immagine di Anteo che per alimentarsi aveva bisogno di tanti leoni. Va bene? E che adesso una cosa che Virgilio molto sottilmente afferma, senza affermare del tutto in un modo veramente sacrilego, ma che probabilmente il gigante non avverte, e dice: tu che se fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli, cioè alla battaglia di Flegra, dove appunto la gigantomachia fu sconfitta dagli dei, ancor par che si creda che avrebbero vinto i figli della terra. Cioè, vedete che Virgilio mitiga molto questa affermazione, non gli dice se tu vi avessi partecipato loro avrebbero vinto, i giganti. Dice: ancora sembra che si creda che con il tuo aiuto avreste vinto voi giganti. Però chiaramente un modo di insomma elogiarlo. Mettici giù, chiede, e chiaramente Virgilio dice mettimi e Dante giù, e che non si schivo, cioè non evitare di farlo, non degnati di farlo, dove cocito serra la freddura. Ecco, cocito è appunto, come dicevamo, l'ultimo degli stadi del fiume infernale di cui abbiamo saputo la comune origine nel canto 14, vi ricordate, dove Virgilio spiega a Dante che è il pianto del veglio di Creta, quello che forma tutti i fiumi infernali che finiscono appunto in Cocito. In quel momento aveva detto questo: non te lo dico perché c'è, cioè, com'è nell'ultimo cerchio Cocito, quale fisionomia assume, lo saprai nel suo tempo. E infatti, come vedremo, Cocito è gelato, la settimana prossima lo conosceremo, e quindi sta annunciando molto leggermente com'è quest'ultimo posto dell'inferno. E Cocito è un nome che c'era già nell'Eneide, va bene? E subito dopo, vedete Virgilio con grande capacità di sfumature, dopo aver elogiato in un modo sottile ma allettante Anteo per la sua forza, ora velatamente gli fa capire che se non lo fa lui questo servizio di mettere Dante e Virgilio nel nono cerchio, comunque ci sono altri giganti che sicuramente lo faranno. Verso 124, è sempre Virgilio che parla con Anteo: non ci fare iratizio né a tifo,
sono altri giganti, no? Che la Terra considerava invece inferiori e che evidentemente fanno parte di questo cerchio di Cocito. Questi può darvi quel che qui si brama, cioè qui annuncia, come di solito Virgilio fa per chiedere una qualsiasi cosa ai personaggi dell'inferno, che Dante è vivo. E dice questi, quindi indica Dante, può dare quello che si desidera qua. Però tichine non torcerlo grifo, perciò chinati, chiaramente Virgilio sta guardando molto in alto, il viso di Anteo, e gli dice chinati e non torcere il muso, cioè non degnati di guardarci. E adesso dice che cos'è quello che si brama, al verso 127. Ancor ti può nel mondo render fama che il vive e lunga vita ancora aspetta, se innanzi tempo grazie a sé non chiama. Cioè Dante, no? Ti può rendere fama ancora nel mondo, quindi dà per scontato che Dante tornerà, già che egli vive e lo attende ancora una lunga vita, se la grazia non lo chiama a sé in breve, cioè prima del previsto. Quindi sta, vedete molto sottilmente Virgilio, prima ha fatto questo elogio, insomma, un po' esorbitante ad Anteo, poi gli ha chiesto di metterlo giù insieme a Dante, poi lo ha in qualche modo minacciato che il vantaggio che Dante può offrire lo può offrire anche ad altri giganti, e poi gli ha detto che Dante è vivo e che è destinato alla salvezza, perché dicendo se la grazia non lo chiama prima del tempo, chiaramente è implicato che Dante è destinato a morire in grazia di Dio. E quindi al verso 130 vediamo l'immediatezza con la quale le parole di Virgilio ottengono l'effetto desiderato. Così disse il maestro, e quelli in fretta le man distese e presi il duca mio, ond'Ercule sentì già grande stretta. Cioè così disse Virgilio, e Anteo in fretta, cioè immediatamente, distese le mani giganti chiaramente, e prese Virgilio con quelle mani di cui Ercole aveva già sentito la poderosa stretta, perché prima di ammazzarlo Ercole aveva sentito la forza delle mani di Anteo. Va bene? Quindi il gigante, dopo la richiesta di Virgilio, senza far parola, non sappiamo se può parlare o meno questo Anteo, ma almeno capisce evidentemente, prende Virgilio con questa mano enorme, e al verso 133 Virgilio, quando prendersi sentio, disse a me: fatti quasi ch'io ti prenda, poi fece sì che un fascio era egli e io. Cioè Virgilio, sentendo che il gigante lo prendeva con la mano, disse a Dante: avvicinati così ti prendo, e poi lo abbracciò, cioè facendo un fascio di lui e di Dante. E qua al verso 136 questa immagine di cui vi dicevo prima, che secondo me è una delle più belle del poema, è che Dante ha così magistralmente preparato attraverso la progressiva, ripetuta associazione tra i giganti e le torri. La Carisenda, così non interrompiamo dopo, era una torre di Bologna storta, chinata come oggi vediamo la torre di Pisa, E allora Dante è sotto il gigante, insomma il gigante si è chinato verso di lui e Virgilio per prenderli, e fa una similitudine tra l'impressione che lui ebbe di fronte a questo chinarsi del gigante e una illusione ottica che si ha quando uno è sotto il chinato della Carisenda. Quindi leggiamo il verso 136.
qual pare a riguardar la carisenda sotto il chinato, quando un nuvol vada sovressa sì che della incontro penda, tal parve Anteo a me che stava a bada di vederlo chinare, e fu talora che io avrei voluto ir per altra strada. Cioè così come appare quando sta guardando la carisenda sotto il chinato, quindi dalla parte della sua pendenza, chi è sotto, quando passa una nuvola sopra la torre in direzione contraria alla pendenza, cioè Dante che cosa sta, che, a quale illusione ottica sta facendo allusione? Al fatto che sembra che la nuvola stia ferma e la torre si muova in direzione contraria, e uno abbia l'impressione che la torre sta per cadere sopra di sé, nello stesso modo apparve Anteo a me, io che stavo attento di vederlo chinare. E quindi Dante vede Anteo, e, diciamo, con la stessa impressione con cui davanti alla, cioè sotto la carisenda, l'impressione della torre che si china su di lui, e in quel momento io avrei voluto andarmene, dice, no? Dalla paura di vedere questo essere gigante, di nuovo paragonato a una torre, e quindi duro, forte, solido. Ma, verso 142, il ma si oppone, diciamo, è un avversativo che oppone la paura di Dante con la delicatezza che in un modo sorprendente assume Anteo per prendere Dante Virgilio. Ma lievemente al fondo che divora Lucifero con Giuda ci sposò, né si chinato li fece dimora, e come albero in nave si levò. Allora, nonostante la mia paura, dice Dante, lievemente, con delicatezza, ci depose nel fondo che divora Lucifero con Giuda. Vedete che in questo primissimo contatto con il nono cerchio, Dante ricorda i due maggiori traditori della storia dell'universo. Lucifero, che chiaramente verrà ricordato più volte come il primo superbo, perché è appunto Lucifero, l'angelo più bello, la più bella delle creature, che non aspettò grazia, come si dirà, nel paradiso, e volle essere come Dio senza riconoscere il proprio essere dall'essere divino, ma che nel contempo il traditore di Dio. Perciò Lucifero è ficcato nel fondo dell'universo. E Giuda, chiaramente, il traditore di Cristo. Lucifero è forse il personaggio che permette di cogliere, in un modo comunque approssimativo, perché questo, come vi dicevo prima, continua ad essere un problema critico, quello che unisce in qualche modo nella propria figura l'idea del gigante, perché Lucifero è anche lui un gigante, l'idea della superbia che è stata esplicitamente messa in rapporto con i giganti da Virgilio, e l'idea del tradimento, che è il peccato che si punisce nel nono cerchio. E allora il gigante deposita, mette delicatamente nella sua mano Dante Virgilio succocito, ma subito non rimane un tempo lì chinato, ma si solleva subito come l'albero della nave, riacquistando, dopo questa delicatezza eccezionale, cui è stato in qualche modo disponibile a partire dalla richiesta di Virgilio, che capisce che è provvidenziale, riprende, dopo questa delicatezza del tutto insolita in lui, riprende la,
la velocità e la, insomma, la durezza della torre con cui i giganti sono stati paragonati lungo tutto il canto e che qui invece viene illustrata dalla figura dell'albero della nave. Bene, quest'ultima scena secondo me è di un'eccezionale bellezza, no? Questo accostamento così originale tra la durezza e l'enormità della torre, no? E la leggerezza e la, insomma, la delicatezza della nuvola e della mano del gigante, secondo me, delle cose più belle di questo libro, che come sappiamo è il più bello del mondo. Qualche dubbio o commento? No? Lo rileggiamo allora. Una medesima lingua, tria mi morse, sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, e poi la medicina mi riporse. Così, o Dio, che solea far la lancia d'Achille del suo padre esser cagione, prima di trista e poi di buona mancia. Noi demmo il dosso al misero vallone su per la ripa che il cinge d'intorno, attraversando senza alcun sermone. Qui vera, men che notte, men che giorno, sì che il viso m'andava innanzi poco, ma io sentì sonare un alto corno, tanto che avrebbe ogni tuon fatto fioco, che contra sé la sua via, seguitando, dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco. Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdé la santa gesta, non sonò sì terribilmente orlando. Poco portai in la volta la testa, che me parve veder molte alte torri. Ond'io, maestro, di che terra è questa? Ed elle a me, però che tu trascorri per le tenebre troppo dalla lungi, avvien che poi nel maginare abborri. Tu vedrai ben, se tu là congiungi, quanto il senso s'inganna di lontano, però alquanto più te stesso pungi. Poi caramente mi prese per mano e disse: pria che noi siam più avanti a ciò che il fatto men ti paia strano, sappi che non son torri ma giganti, e son nel pozzo intorno dalla ripa, dall'umbilico in giuso tutti quanti. Come quando la nebbia si dissipa, lo sguardo a poco raffigura ciò che cela il vapor che l'aere stipa, così forando l'aura grossa scura, più e più appressando ver la sponda, fuggiemi errore, cresciemi paura. Però che, come sulla cerchia tonda Montereggion di torri si corona, così la proda che il pozzo circonda, torreggiavan di mezza la persona gli orribili giganti, cui minaccia Giove del cielo ancora quando tuona. E io scorgeva già d'alcun la faccia, le spalle, il petto e del ventre gran parte, e per le coste giù ambo le braccia. Natura certo, quando lasciò l'arte di si fatti animali, assai fe bene per torre tali esecutori a Marte. E s'ella d'elefanti e di balene non si pente, ti guarda sottilmente più giusta e più discreta la netene, che dove l'argomento della mente s'aggiugna al malvolere e alla possa, nessun riparo vi può far la gente. La faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma, e a sua proporzione eran l'altre ossa, sicché la ripa, che era per izoma dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto di sopra che di giungere alla chioma tre frison s'averien dato malvanto. Però chi ne vedea 30 gran palli dal loco in giù dove l'uomo affibbia il manto. Rafael Maia vecchie zabi almi, cominciò a gridar la fiera bocca, cui non si convenia più dolci salmi. E il duca mio ver lui, anima sciocca, tienti col corno, con quel ti disfoga, quand'ira o altra passion ti tocca. Cercati al collo e troverai la soga che il tien legato, o anima confusa,
e vedi lui che il gran petto ti doga. Poi disse a me, e gli stessi s'accusa, questi è nembrotto, per lo cui mal coto, pur un linguaggio nel mondo non s'usa. Lascianlo stare, non parliamo a poco, che così è a lui ciascun linguaggio come il suo ad altrui, che a nullo è noto. Facemmo dunque più lungo viaggio, volti a sinistra, e al trar d'un balestro trovammo l'altro assai più fiero e maggio. A cigner lui, qual che fosse il maestro, non so io dir, ma il tenea soccinto dinanzi l'altro e dietro il braccio destro d'una catena che il tenea vinto dal collo in giù, sì che in sullo scoperto si ravvolgea infino al giro quinto. Questo superbo volle essere esperto di sua potenza contro il sommo Giove, disse il mio duca, ond'elli a cotal merto. Fialte a nome, e fece le gran prove quando i giganti fer paura ai dei, le braccia che il menò giammai non muove. E io a lui, se esser puote, io vorrei che dello smisurato briareo esperienza avesse agli occhi mei. Ond'ei rispose, tu vedrai Anteo presso di qui che parla ed è disciolto, che ne porrà nel fondo d'ogni reo. Quel che tu vuoi vedere, più è la molte del legate fatto come questo, salvo che più feroce par nel volto. Non fu tremoto già tanto robesto che scotesse una torre così forte come Fialte a scuotersi fu presto. Allor temetti io più che mai la morte, e non vera mestier più che la dotta se io non avessi viste le ritorte. Noi procedemmo più avanti a lotta e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle senza la testa uscia fuor della grotta. O tu che nella fortunata valle che fece Scipion di gloria reda, quando Annibal coi suoi diede le spalle, recasti già mille leon per preda, e che se fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli, ancor par che si creda che avrebber vinto i figli della terra, mettine giù e non ten vegna schifo dove cuscito la freddura serra. Non ci farei reatizio né a tifo. Questi può dar di quel che qui si brama, però ti china e non torcerlo grifo. Ancor ti può nel mondo render fama, che il vive e lunga vita ancora aspetta se innanzi tempo grazie a sé non chiama. Così disse il maestro e quelli in fretta le man distese e presi il duca mio dov'Ercule sentì già grande stretta. Virgilio, quando prendersi sentio, disse a me, fatti qua, sicch'io ti prenda. Poi fece sì che un fascio era egli e io. Qual pare a riguardar la carisenda sotto il chinato, quando un nuvol vada sovressa sì che dell'incontro penda, tal parve Anteo a me che stava a bada di vederlo chinare, e fu talora chi avrei voluto ir per altra strada. Ma lievemente al fondo che divora Lucifero con Giuda ci sposò, né sì chinato li fece dimora, e come albero in nave si levò. Grazie dell'attenzione, ci vediamo allora la settimana prossima. Arrivederci. Grazie a te, Claudia.